Sì, è un'iniziativa che proprio nello spirito dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti di discriminazione di rivolgerla ai più giovani. Questo organismo che nasce all'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e che vede lavorare insieme Polizia e Carabinieri è proprio un organismo volto alla promozione della cultura della legalità e della non discriminazione. È un percorso iniziato 14 anni fa per volontà del prefetto Antonio Manganelli e si è rivolto prima agli stessi appartenenti alle forze di polizia per costruire una cultura del rispetto e della non discriminazione. E oggi è un lavoro di promozione della cultura dei valori e della non discriminazione. Oggi parleremo di violenza di genere, parleremo di non discriminazione nel mondo della disabilità, daremo una serie di segnali importanti ai più giovani perché possano attraverso i racconti di oggi costruirsi un bagaglio di conoscenze e di esperienze utili per la loro vita. In questo momento abbiamo un aumento degli episodi del 1000% di antisemitismo che sono legati ai noti fatti in Medio Oriente e che hanno visto anche una reazione da parte delle forze di polizia che hanno dovuto aumentare il livello di attenzione e di vigilanza. Anche qui è un problema culturale, un problema di rispetto della multietnicità, della multireligione e anche di questo l'Osservatorio si occupa e anzi è forse in questo momento il tema di cui si occupa maggiormente. È un'iniziativa importante per mettere in campo ciò che l'Osservatorio fa rispetto, insomma, a tutte le forme di intolleranza, a tutto ciò che oggi deve essere percepito dalle forze di polizia in termini di formazione su queste grandi sfide del nostro tempo, che significa reati troppo spesso rispetto al credo, rispetto all'orientamento sessuale che diventano intolleranze ma che nel tempo poi possono diventare dei veri e propri reati. Ovviamente ci deve essere un confine rispetto alla libera espressione, ma quel confine è fatto di regole, quel confine che deve essere anche una battaglia culturale, soprattutto anche sulle nuove frontiere come quelle dei social. Credo che chi sta in qualche modo sul campo comprende che ovviamente questi venti di guerra non possono passare in secondo piano, che sono un tema per il quale ovviamente tutti dobbiamo prestare l'attenzione, la politica tutta, ma anche attraverso quelle forme di intolleranza a cui mi riferivo prima, che troppo spesso nei conflitti vedono nelle piazze, devo dire, una forma di antisemitismo intollerabile.